Cosa ne pensi dell'abolizione delle punizioni e di che cosa sì, delle cos'è? Sono le Sì, punizioni. adesso Ah, boh, non lo voglio chiedere a lei, devi Codacons, lo sto chiedendo un attimo, non No, so. ok, Le stavo sanzioni facendo un commento. disciplinari e le Sì, note agli sul allievi. registro per i bambini dell'elementare, Americo. Sì. Vabbè. Secondo me è giusto, Ecco. dall'altra parte, come al solito, io sono abituato a ragionare in questi termini, però insomma, le insegnanti o gli insegnanti dovrebbero essere restituiti al loro ruolo e quindi rispettata un po' più la dignità degli Anche i insegnanti. soldi per potersi aggiornare, anche i benefit per potersi aggiornare, siamo nelle loro mani. Io sono convinta di questo. Mia moglie è Sono gli insegnante. artefici Ma è della andata cultura. bene? No, io sono, guardate, al di là di questo. Allora, domani Va scontrini bene. sotto inchiesta. E Rienzi, rimanga qui per piacere. Sentiamo un po' invece che cosa ne pensa. Grazie, Americo Mancini, redazione. Economico sindacale, ancora come una volta sindacale, invece no, economica del giornale radio. Mario Rusconi, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Lazio. Benvenuti, do la notizia. Benvenuto preside dei presidi. Buonasera, buonasera. Grazie. Allora, scuola, abolite le note sul registro e le sanzioni disciplinari per i bambini delle elementari. Un emendamento della riforma sull'educazione civica cancella le punizioni previste da un regio decreto del 1928. Allora, sono soddisfatti i presidi, così dicono i pezzi. Io adesso stavo leggendo Repubblica, ma insomma, torno all'educazione civica in ogni ordine scuola. Allora, preside, mette qualcosa sotto inchiesta? No, ma secondo me è una misura, diciamo, che anzitutto veniva pochissimo adoperata per fortuna dalle scuole Bravo, non elementari, dalle esisteva proprio. maestre, eccetera. Codacons, Però un attimo, sta no, ho detto parlando. solo che ha ragione, non esisteva proprio più. Allora, lasciamolo Quando aperto perché sennò è solo un rumore. Già il Codacons è un rumore, ma lasciamolo. Fermo restando che era un anacronismo averla tenuta in piedi, sia pure semplicemente sulla carta, perché il rapporto in genere con tutti gli studenti, anche con quelli grandi, ma soprattutto con i bambini, deve essere improntato da una reciproca fiducia, da un senso di autorevolezza che l'insegnante deve poter ispirare. C'è però un ma. Anzi, ce ne sono due. Uno, i genitori sono disponibili a collaborare quando la scuola nota atteggiamenti, in qualche caso violenti anche a livello di scuola elementare o di bullismo? Spesso no. Secondo argomento, quando ci sono casi di bullismo che avvengono anche nella scuola elementare, dalla terza, quarta elementare, emarginazione di compagni, eccetera, la scuola come si deve comportare? La scuola, appunto, in È la questo domanda che caso. faremmo a lei, preside, però, non che lei la fa a noi. No, no, ma la Ah. sto facendo a me stesso, sono come se fossi di fronte ad uno specchio e mi sto E che interrogando, si è naturalmente, risposto, preside dei presidi? sperando che non sia lo specchio di Dorian Gray, ma in ogni modo, ecco, Appunto. mi sto dicendo Biancaneve. che cosa deve fare la scuola? La scuola deve essere sempre più preparata, gli insegnanti devono essere sempre più accorti nella loro azione didattica ed educativa, ma i genitori devono sapere che se un bambino, perché capita anche questo, io ho il contatto con migliaia di scuole, di Dai. insegnanti, se un bambino per esempio fa del male grave ad un altro compagno, non accidentalmente, ma volontariamente, se ha meno di 14 anni, come ci insegna Renzi, non può essere neppure incriminato. Ma attenzione, i genitori ne Stiamo possono parlando delle rispondere sia. elementari, attenzione. Sì, ma riguardi che Io anche. del bullismo ne Le posso. No, no, sì. no, 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 per favore. Cosa ha detto Credetemi, Renzi? Renzi, parli nei buchi del telefono perché io non la sento. Cosa ha detto? Cosa ha detto? Non mi fa mai parlare. Ma lei parli intanto, non deve Sto dicendo interrompere. che ha ragione il presidente, però le scuole elementari parlare di bullismo è un'esagerazione. No, no, Il no, no, problema scusi. del bullismo si pone a un'età un po' superiore. E io No, mi credo che nelle scuole permetto. elementari i genitori dovrebbero essere loro educati a capire che non devono attaccare la maestra quando critica il loro figlio, perché ormai siamo a questo livello. Praticamente le maestre devono stare attentissime, non possono, non dico tirare un orecchio perché per carità, ma insomma Ma manco vorrei fare una vedere. strillata. Ma Manco, vorrei ma vedere. nemmeno perché una strillata ogni tanto ci La vuole. lei ha parlato di mani addosso, Codacons. No, io non l'ho Ha detto, ho detto. detto E cosa col tirare le orecchie? Ma oh. tirare l'orecchio, vabbè, manco tirare l'orecchio, No, io ho manco una andare. maestra delle Benissimo. elementari che mi picchiava Allora, il e bullismo vedete che cosa è invece, venuto fuori, no? secondo me, è Meglio un di no. problema grave nell'età dai 14 anni in poi. No, dicono di no. Berlusconi sa,
che noi stiamo facendo proprio, anzi con la loro partecipazione, una mostra a Roma a Domiziano. Vabbè, adesso sì, con il museo archeologico pagato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. Si è fatto lo spot. No, lei ha fatto... contro il bullismo. Sì, ho fatto la pubblicità allo Stato, non a me. No, lei ha fatto lo spot anche a un posto bellissimo da vedere. Ma no, a parte quello, ma cioè, recupero archeologico. Ma sono opere d'arte della Mario Rusconi erotiche, capito? Ma contro stiamo... il bullismo, contro la violenza sulle donne. Ma lei è andato da un'altra parte. Allora, torniamo sull'argomento. Allora, scuola, abolite le note sul registro e le sanzioni disciplinari per i bambini delle elementari. Ritorniamo all'argomento. Rusconi, Mario Rusconi, lei è un preside, cosa mette sotto inchiesta? In una battuta poi la lascio. Vada. Ma ripeto, è una norma anacronistica, pochissimo adoperata per fortuna, che però non deve diciamo farci deflettere da un atteggiamento di formazione per quanto riguarda anche i bambini, perché ripeto, episodi anche di bullismo, di microviolenza avvengono già nelle scuole elementari, ci sono molte ricerche oltre che molte testimonianze. Fermo restando che non ha senso mettere una nota o mettere un voto in condotta bassa a un bambino di 7-8 anni. Si tratta semplicemente di formarlo e soprattutto di richiamare i genitori al loro impegno educativo. I bambini non hanno chiesto di nascere, li hanno fatti nascere i genitori. Ecco, Rienzi, una battuta anche a lei, un titolo, non un poema. Sulle sanzioni credo che non fossero mai applicate. Il problema è la cultura delle famiglie nei rapporti con gli insegnanti. Nessuno più va ai consigli di classe, nessuno più vuole avere contatti con gli insegnanti, questo non va bene. Bisogna stare vicini agli insegnanti perché loro stanno più dei genitori a volte sui bambini, perché stanno con loro più tempo di quando ci stanno i genitori.